Allora, buonasera, mi presento, sono Teresa Mele e sono un'attivista animalista di un'associazione Onlus, Animalisti Italiani. E sono felice di essere qui con voi e di presentarmi soprattutto la mia associazione, un'associazione non violenta. Noi organizziamo da manifestazioni a gite per a salvare animali e per divulgare soprattutto non pietismo, ma empatia per quanto riguarda queste bestie, perché pensiamo che nella vita noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi. Sono esseri che devono essere salvaguardati, in quanto non hanno voce e hanno soltanto noi esseri superiori, tra virgolette, che possiamo difenderli. E penso che il mondo dovrebbe evolversi e sta andando verso un'evoluzione, dovrebbe evolversi e diventare piano piano, deve prendere coscienza che gli animali sono esseri senzienti e hanno tutti uguali dignità alla vita. E basta, questo è il mio pensiero e quello di tutti noi animalisti. Avete delle brochure qui che Agnese ha messo sulle sedie, potete prenderne visione, qualsiasi cosa ci potete venire a trovare in associazione. In via Tommaso Inghirami? Sì, penso ci sia scritto sulle brochure. Potete venirci a trovare, facciamo anche noi degli incontri, facciamo degli incontri per quanto riguarda l'alimentazione, per quanto riguarda il rapporto filosofico tra animali e esseri umani. E altre cose che possono interessare, facciamo anche dei corsi di cucina durante l'anno, perciò insomma se vi affacciate su Facebook e ci volete seguire, ci fa piacere, perché abbracciamo anche altri campi, compreso la difesa degli esseri umani più indifesi. Abbiamo fatto delle campagne anche per quanto riguarda una campagna contro alcuni stilisti, tra cui Dolce & Gabbana, tra cui Cavalli, per quanto riguarda la manifattura di alcuni dei loro jeans, perché provocano con la loro manifattura, a parte il fatto che c'è lo sfruttamento minorile, e poi provocano malattie molto pesanti a livello di polmoni, di cancro, per quanto riguarda questi tipi di manifatture. Questi jeans che sembrano consumati vengono fatti con dei prodotti cancerogeni ad alto danno per chi li cuce, per chi li confeziona. Perciò non è soltanto animali, ma cerchiamo sempre di prendere difese di chi non ha voce e degli esseri indifesi. Grazie. Quindi facciamo un applauso. Questi sono gli omaggi. Grazie. Grazie per le notizie che ci ha dato, sono veramente. No, ma se ci seguite ci fa piacere, perché facciamo anche noi degli incontri in associazione che possono essere insomma utili e anche piacevoli a livello insomma di dello stare insieme, anche un arricchimento. Certo, senz'altro. Ma io sinceramente, vabbè, con Teresa la conosco da parecchie campagne fa, praticamente sempre contro, sempre animaliste, quindi parecchio tempo la conosco, e non operato come Animalisti Italiani è veramente eccelso. E quindi per quello io, come sapete, come vedete, ogni lezione metto sempre le varie brochure di Animalisti Italiani, non per un caso, ma perché loro veramente, loro operato veramente da un senso in più all'essere in pace con il mondo. Quindi la poesia con questo entra, perché il rispetto degli animali, della vita e delle cose, di tutto il creato, ci entra anche con la poesia. Se noi siamo in pace con noi stessi, riusciamo ad andare d'accordo, ad essere in pace anche con gli altri, i nostri simili. In realtà. Allora, noi andiamo avanti. Ah, mi ricordo ovviamente, come sempre, la mostra cinematografica. Parlavamo di Animalisti Italiani, abbiamo anche l'animalista che arriva in emergenza. Allora, come vi dicevo, ci sta come sempre la mostra scena adattiva di questi cani nelle varie onlus, questi cani bisognosi che si possono adottare. Ovviamente sono i numeri di telefono
sotto ogni animale nei residenti, in quale chiamare, sotto ogni foto c'è il carattere dell'animale stesso e con chi va d'accordo e con chi no. Quindi diciamo che c'è tutta la scheda, in modo tale che chi è propenso all'adozione sa già che animale scegliere, che tipo di cagnolino scegliere. Ricordatevi che è una buona azione non solo per loro ma anche per voi stessi, perché avere un animale in casa mi cambia veramente la vita. Allora, detto questo, iniziamo con le figure retoriche. Prima di iniziare con le figure retoriche, allora questa volta io vi ho portato in omaggio i segnalibri con gli animaletti. Perché? Perché abbiamo parlato appunto di animalisti italiani con Teresa, che è una volontaria, ed è venuta a fare la portavoce questa volta, e poi delle matite, sempre per il polso. Quindi se intanto le volete passare, potete prenderle, mentre io intanto scrivo le figure retoriche. A me li mettere qua, insomma, quelle che avanzano. Allora, le figure retoriche, come vi dicevo, oh, se ne vuoi fare qualcuna, camera, ecco qua, allora tu, allora le figure retoriche, guarda le foto, esatto, quel bando giovane, ragazzi, allora la serata è lunga, una di ospiti, quindi se ce la facciamo fare le foto bene, se no... Allora, le figure retoriche, state scrivendo? Sì, non leggo sotto che c'è scritto le foniche. Foniche, sì. Dell'ordine di significato. Allora, quelle di significato fanno parte però ovviamente nel piano del significato. Noi stiamo sul piano del significante, quindi queste per il momento noi le analizziamo. Analizzeremo le figure retoriche foniche e nell'ordine. Va bene? Ci siete? Sì. Allora, quindi, come abbiamo detto... Avete preso tutte le matite? Sì. Una matita, un segnalibro sono per ognuno di voi. Allora, quindi, le dividiamo in tre categorie. Figure di suono. Sì. Di suono. O fonetiche, quelle di prima. Esatto. Le figure foniche sono le figure di suono? Sì. Ok. E riguardano ovviamente l'aspetto fonico e ritmico delle parole, ok? Senza che me lo devo scrivere. Figure di suono. Fonico e ritmico. Esatto. Poi abbiamo le figure di suono, di costruzione. Costruzione. E queste sono le sintattiche. E dell'ordine di significato. Aspetta, poi ci arriva. E riguardano. A me sembra un simbolo caso, però vabbè. Ah, ok. E riguardano l'ordine delle parole nella frase. Ok? La costruzione della frase. Parole povere. Poi abbiamo le figure di significato. Oh. Bello della diretta. Oppure sono le semantiche. E riguardano lo spostamento di significato
che vocaboli possono assumere. Ok? Ovviamente sono, queste rappresentano tutte piano nel significato e non nel significante, come vi dicevo prima, perché stiamo approfondendo questo piano. Allora, quindi, figure di suono fonetiche o foniche, che era la prima, ok? Riprendiamo da questa e vediamo quali sono. Ci siete? Aspetta che intanto... Cioè, ma tu non ce l'hai il block notes, vero? No. Tieni. La macchina l'hai presa? Sì. Te l'ho un'altra così non ti risponda. Vai. Allora. Cancello, eh? Vedo la faccia di Simonetta proprio. E dire che ancora non riesco a capire bene la... Sono solo parole. Appunto, per il momento sono solo parole, per questo che sono la faccia così. La parola semantica significa, è lo studio della parola. Della parola, sì. Della parola, capito? Cioè, detto anche lessico. Cioè, quando si scrive qualsiasi cosa, è chiaro che la parola, il lessico va... analizzato. Sì, okay. Cioè va appropriato prima di tutto nel contesto che stiamo scrivendo. E un piccolissimo suggerimento, scusa. Un piccolissimo suggerimento. Compratevi, perché ce ne sono in giro, quei libri con dei sinonimi. Sinonimi contrari. Ecco, quindi quando magari state scrivendo qualcosa, per non ripetere la parola già detta, vi fate uso di quelli. Sono piccoli scamotage, però sono utili per andare avanti. E oggi come oggi basta andare online. Esatto. Senza compagnia. Sì, anche questo è vero, però se uno conosce una parola e vuole saperne il sinonimo. Ma lo trovi anche su internet. Ormai è il vocabolario, diciamo, a portata di sì, cellulare. È vero, forse io, perché ormai sono tanti anni. Io ho anche il vocabolario di sinonimi al contrario. Sì, 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 sì. Sono da buona madre. Ho comprato tutto a mio figlio. Allora, il suono. Le figure del suono sono l'alliterazione, l'onomatopea, la paronomasia, l'anafora, il sintagma. O 5. Ok? Chiedemi quando ci siete che ci siamo? Sì. Allora. Allora, ve ne spiego la seduta. Allora, la letterazione è una ripetizione della stessa vocale, consonante o sillaba all'inizio o all'interno di due o più parole contigue e legate dal senso. Viene usata per far risaltare determinati effetti musicali o per mettere in evidenza certe parole, ossia ripetizione dello stesso suono vocalico o consonantico all'inizio o nel corpo di parole vicine. Esempio. Facciamo un esempio? Sì, facciamo un annunzio. Infatti hai messo un annunzio. Come il fruscio che fa le foglie. Esatto. Vedete, ci sono tre volte, no? Come il fruscio, la F, che fa le foglie. Cioè iniziano tutte e tre per essere queste parole, quindi questo è chiamato il... l'allitterazione, ovviamente è d'annunzio a scuola. Poi abbiamo l'onomatopea, è la riproduzione e trascrizione linguistica di suoni non verbali, consigli nel linguaggio verbale articolato. Insomma, tutto questo per dire che cos'è un'onomatopea, ossia praticamente... Se io faccio crack crack, dovrebbe essere la rana, è un suono che indica un determinato animale, per esempio. Non dico rana, dico il rumore, il suono che fa la rana. E quello è una onomatopea. Questo è, in realtà.
Poi andiamo. Vanno più lenta? Siete un po'. La maggior parte li dovrei buttare, però va bene, sto a fare. Grande. Allora, poi abbiamo la paronomasia. Patrizia, ti vuoi aggiungere qualcosa? Lei ovviamente è Patrizia Pallotta, la grande poetessa che è ritornata anche questa volta e ho vinto, già per questo ho vinto. E niente, quindi vi dicevo, la paronomasia invece è l'accostamento di parole simili per suono ma di significato differente. Ok? Esempio? Esempio? Allora, prendiamo una parola simile, allora, ma di significato differente, che possiamo mettere? Cioè, allora, somiglia all'ossimoro. Esatto. Però hanno un altro significato, quindi che possiamo mettere, tipo, adesso non mi viene nulla. Che ne so, due parole diverse potrebbero essere pesca e pesca. Esattamente, bravissima. Quello è un esempio tipico. Questa è paronomasia. Paronomasia. Simile per suono, ma con significato differente. In realtà questa è proprio la paronomasia perfetta, quella che ha trovato la signora. Ci ha liberato dall'esempio, che terribile. No, il fatto che uno è abituato a scrivere, poi dopo quando deve fare la parte, diciamo così, teorica sì, cioè, si perde, no? Perché sono cose ormai che uno ha assorbito e le fa così con, diciamo, con scioltezza. Quando poi le deve andare a spiegare, cioè perché è scritto così? Spiegare la poesia è molto complesso, perché comunque noi che l'andiamo, cioè ci siamo cresciuti proprio nell'ambito, cioè, noi risultano matematiche, quindi tra di noi magari non ce le dobbiamo spiegare, ovviamente, quindi cioè, ci risulta proprio all'occhio, ci risalta agli occhi. Dover analizzare in parole più semplici possibili un qualcosa che per noi è già semplice, perché ci siamo cresciuti, diventa un po' complesso, però noi ce la facciamo. Quindi se sbagliamo qualcosa, insomma, fatecelo presente. Ce la stiamo mettendo tutta. Allora, poi abbiamo l'anafora. L'anafora è la ripetizione della stessa parola o gruppo di parole nell'ambito di più versi successivi per sottolineare un determinato concetto. Esempio, l'inferno. Dante, ovviamente torno da Firenze, quindi ho messo Dante come esempio. Il canto terzo, per me si va il destino dei dannati. Questa è un'anafora. Va bene? Per me? No. Per me si va il destino dei dannati. Questo qui è. Ma non è una ripetizione. È la ripetizione. Nella stessa parola o gruppo di parole nell'ambito di più versi successivi per sottolineare un determinato concetto. Per me si va il destino dei dannati, poi ripete per me si va, cioè quindi, ho detto una volta, cioè, è l'incipit, è l'incipit che ripete, ecco, sì, ci sono varie parole, esattamente, ah, ok, comunque per me si va, sì. Nel terzo canto dell'inferno di Dante. Per me si va nella città dolente, per me. Poi, ultima figura retorica di questo gruppo, assolutamente sappiatelo, è il sintagma. Unire. È all'inizio di frasi successive ed è la combinazione di due o più elementi linguistici che costituisca un'unità sintattica con una funzione nella struttura della frase. Ripeto? Sì? È all'inizio di frasi successive ed è la combinazione di due o più elementi linguistici che costituisca un'unità sintattica con una funzione nella struttura della frase. L'esempio è: mio cugino Filippo è uscito. Mio cugino Filippo
non dico sono Filippo è uscito rafforzo, quello sintagma, mio cugino Filippo. Quindi rafforzo è il significato dell'uscita di Filippo determinandone la combinazione, ossia determinando chi è Filippo, ok? E non c'è ripetizioni in frasi successive, semplicemente all'inizio di frasi successive, esatto, ed okay. È la combinazione di due o più elementi linguistici. Ok. Bene? Che è un accoppiamento praticamente. Sì. Allora, noi qui abbiamo finito le figure retoriche, foniche o fonetiche o figure di suono, scusami. Adesso io vi parlerei al volo delle figure retoriche dell'ordine che sono 6. Poi nelle altre figure retoriche aspettiamo un attimo e passo la parola a Patrizia e poi passo la parola a Patrizia e cominciamo con gli ospiti. Va bene? Posso cancellare? Sono contenti oggi, mi sono davvero molto contenti, ma io già l'avevo detto e oggi mi spiegavo. Allora, figure retoriche dell'ordine. Sono antitesi. Chiasmo. Enumerazione. Che si divide in asindeto e polisindeto. Polisindeto. Tutte parole greche. Sì, ma la maggior parte della nostra lingua deriva dal greco e dal latino. Climax. Questo è per quanto riguarda le cose, la situazione meteorologica, climax. Non è vero. Anastrofe. Visto che tanto non indovinano mai, dicono una cosa e poi... Anastrofe. Iperbato. Allora. Si leggono? Non mica sono finite, Allora. Siamo? Sì. Ma le figure di costruzione sintattiche... Sono queste. Ma quelle erano le foniche. No, quelle che stiamo diciamo adesso, quelle che sta dicendo adesso. Adesso sono quelle nell'ordine. Ecco, ma dell'ordine o... Di costruzione, o le sintattiche. Di costruzione sintattiche, è sempre la stessa cosa. Sì. Ok. Diciamo che non diciamo in un italiano più bello. Ok. Va bene? Allora, incominciamo con l'antitesi? Sì. Accostamento nella stessa frase di termini di significato opposto. Opposto. In una relazione che ne sottolinea l'incompatibilità. Quindi, esempio, vi faccio un esempio indirettamente dal mio libro, Metamorfosi. Allora, per esempio, nel focoso inverno, questo è in antitesi, perché focoso inverno, ok? Focoso caldo, inverno freddo. E ve la leggo, tanto è breve. Nel focoso inverno, brividi ustionanti, uguale, assalgono la mia folle ragione,
nel ritenere che nulla ormai è reale in questa vita malata. Focoso verbo, brividi ustionanti. Queste sono antitesi. Andiamo avanti con il chiasmo. Il chiasmo, l'ordine delle parole del secondo gruppo è invertito rispetto al primo, o per rapporti di significato o per grammatica. E questo glielo lasciamo dire a Patrizia, un esempio. No, io so soltanto che, così, a parte quello, che la parola chiasmo deriva proprio dal greco, in quanto è a forma di croce, così. Questa è una lettera greca, e praticamente da qui è derivato, insomma, questo chiasmo. E io come esempio darei, ecco, per esempio, primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta. Io avrei preso questo. E questo è il chiasmo. Ma noi non, cioè io non ho capito. Sono due espressioni parallele. Primavera d'intorno. Okay. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta. Quindi sono due espressioni parallele, perché praticamente qui si parla di... Vanno di pari passo, ok? Sono parallele come immagini. Esatto. Immaginatele come immagini quando parliamo. Una delle quali invece è invertita. Perché qual è invertita? Prima d'intorno, primavera, scusate, d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta. Questo potevamo anche metterlo al contrario, no? Cioè, visto che sono parallele, potevamo scrivere primavera per i campi esulta e d'intorno brilla nell'aria. Quindi il fatto di scambiare è il chiasmo, è la possibilità. Però fatta sullo stesso tema, cioè su due righe, su due versi, però con lo stesso tema. La possibilità di poter invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, nel senso che si possono invertire, sì, e il significato comunque non cambia della primavera. Non dovevamo parlare nel chiasmo, no, anche perché penso che la poesia, cioè questa è una spiegazione. Lei, allora, visto che una cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Chi scrive, scrive quello che non ha una regola, nel senso che poi alla fine la regola la fanno chi legge, chi scrive, cioè, la regola la fanno chi? Le persone che leggono, certo, la poesia, ma i poeti non è che hanno delle regole, perché tanto è vero che poi alla fine si può fare di tutto e di più, e però non penso che si facciano questi problemi, insomma, i poeti o gli scrittori. No, però qualcuno sì, qualcuno no, nel senso che sicuramente, per esempio, ma chi se ne fa, penso gente... che scriva male. Sì, ma c'è gente come Dorothy Porter o Anna Saxton, che si vede, basta leggere le loro poesie, si capisce che leggevano e scrivevano col dizionario in mano. Mentre invece se prendiamo gente come Manuel Carnevali, così è tutto gettito, è tutto pancia, è tutto sudore, totalmente diverso. Proprio le loro poesie, tipo la Saxton o Silvia Plath, è quasi poesia di stile, no? Se vogliamo, di ritmo. E Manuel Carnevali è proprio solo immagini, sensazioni del momento, si vede proprio che non c'è il secondo o il terzo passaggio di scrittura. Infatti no, è vero, non ci sono regole, assolutamente. No, non dovrebbero esserci. Questo è molto utile per l'analisi, chi fa critica, quindi certo. Certo. Esatto, non deve sapere. Quando comunque bisogna valutare un testo, ai fini di chi legge, comunque deve leggere, analizzare un determinato testo, deve valutare anche questo. Anche chi scrive in realtà dovrebbe avere un imprinting di queste cose per riuscire a scrivere poi meglio, anche liberamente, non essendo legato alle figure retoriche, però dovrebbe conoscerle per avere una maggiore spazialità del testo rispetto a chi non le conosce. Allora, andiamo avanti con l'enumerazione. Elenco gli elementi uniti senza congiunzione.
e numero. Una serie di parole che vengono, non vengono staccate da una virgola, ma vengono numerate, enumerate così come sono. Cioè, anche perché queste parole sono talmente comuni che non hanno bisogno né dell'articolo spesso e neanche della virgola fra loro. Quindi la stessa parola. Allora, sì, ma l'enumerazione, aspettate, adesso ci arrivo. Allora, l'enumerazione si divide in asindeto e polisindeto. Allora, che cos'è? L'asindeto è senza congiunzione, mentre il polisindeto è con la congiunzione. Va bene? Il polisindeto invece è? Con la congiunzione. Esempio, verdura e gelato. Questo è un polisindeto? Sì. Certo. Non è, cioè, è un'enumerazione, cioè come se facciamo la lista della spesa. Quando, cioè, se noi facciamo la lista della spesa e mettiamo le varie cose, le enumeriamo in realtà, no? E quindi non c'è per esempio la E. Quindi sono asindeto. Però okay. Non viene specificata la cifra, diciamo, il numero, cioè no, non è solo la parola. Okay. È solo la parola, no. È solo un modo per dare un nome a qualcosa che noi facciamo normalmente. Guardate, è solo per dare un nome tecnico. Cioè, sono nomi tecnici a cose che noi già sappiamo, che già utilizziamo in un testo. Non è niente di nuovo in realtà. Allora, e poi dopo abbiamo il climax. Allora, sequenza di vocaboli collegati tra loro a creare una graduale intensificazione e amplificazione del significato. Dal greco climax, che significa scala, detta anche gradazione. È una figura retorica di parola che consiste nell'accostamento di termini o locuzioni semantiche affini per perseguire l'effetto di un'intensità espressiva crescente. Ok? Per esempio, a birbone, a che birbone, quella davanti, oppure oh mio Dio, è un climax che accentua, no? E poi, se si dico pure dell'anticlimax, mi uccidono questa sera. Allora, oltre al climax, cioè... Scusa, volevo aggiungere che magari è più conosciuto del Leopardi, cioè sono queste figure ascendenti e discendenti, no? Sì, cioè, certo. Si esprime un verso che va verso l'alto. E poi quello dopo invece va verso il basso, cioè a livello umorale parliamo. Cioè, come dice Leopardi, così tra questa immensa, oddio, neanche la calligrafia mia, così tra questa immensità s'annega il pensier mio, quindi, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Ecco, quindi vedete c'è l'ascesa verso... proprio verso l'alto, l'ascesa, lo dice, e il naufragar, cioè, è la discesa, praticamente. Allora, quando è? Sì, allora, aspetta però. Allora, nel climax, quando è decrescente, quando l'intensità è decrescente, l'intensità è crescente si chiama anticlimax. Quando è decrescente, quindi discende, si chiama climax discendente. Però è sempre il climax, cioè in base all'intensità, se sale o scende, diventa o anticlimax o climax discendente. Però è sempre il climax. Andiamo avanti con l'anastrofe. Allora, l'anastrofe è inversione dell'ordine normale di due o più termini nella costruzione della frase per dare rilievo alla parola. Ed avere effetti fonici.
Per esempio, spesso il male di vivere ho incontrato, questo penso che lo conosciate tutti, no? È la come fai a non riconoscere? Cioè, come vedete, è un capovolgimento delle parole, no? E non è messo in ordine usuale, perché dice spesso il male di vivere ho incontrato. Cioè, se noi dovessimo dar retta alla grammatica italiana, ma siccome qui in poesia la grammatica sì esiste da un punto di vista di correttezza, come l'ortografia, la sintassi, però non come la conosciamo noi, cioè soggetto, verbo e complemento oggetto. Quindi in poesia c'è questa libertà di, diciamo, di... Che lo riprende così. Però dal latino, perché la costruzione del latino è così. Esatto. Sì. E che lo riprende questa, e quindi scioglie le briglie e nascono versi appunto come questo di Montale, spesso il male di vivere ho incontrato, invece di dire spesso ho incontrato il male di vivere. Cioè questo dovrebbe essere la forma corretta italiana, però in poesia la forma corretta italiana non esiste, cioè esiste la forma corretta. Ma per esempio, voglio prendere Leopardi con l'infinito, sempre caro mi fu, questo è un colle. Altro esempio di anastrofe. Allora, facciamo un'ultima figura retorica di questo blocco e poi ci fermiamo qui parlando degli ospiti e poi a settembre riprendiamo con le altre figure retoriche mancanti, che sono ancora parecchie, e avrete tutto il tempo durante questi 2 mesi di vacanza di approfondire meglio le figure retoriche e di fare degli esempi voi. Quindi siete molto contenti, vedo. Allora, l'ultima figura retorica di oggi è l'ipermato. Spostamento di una o più parole all'interno dell'enunciato. Può essere o anteposto o posposto. Basta. Questo è. Bene. Esempio. Infatti volevo dire stringi un attimo. Esempio? Possiamo fare anche l'esempio della nostra di prima, in realtà. È come, cioè, mi stringe un poco, cioè un altro nome per indicare più o meno la nostra. In realtà questo spostamento però deve essere simultaneo di una o più parole, ovviamente se è simultaneo deve essere di due o più parole, minimo due parole, e quindi questa inversione dell'ordine normale è un riferimento, altro non è che una somma di anastrofi, in realtà, questo. Quindi cioè, possiamo rimettere le due poesie di prima e fare come se fosse una poesia unica, allora quello lì diventa perpetuo. Ci sono domande? Sì. Ok. Risponde Patrizia. Non comprendo. Le due poesie di prima, no? Allora, le poesie di prima, spesso il male di vivere ho incontrato. Ok, qual è l'altra? Questo va bene. Poi? Sempre caro mi fu queste motone. Abbiamo spostato. C'è un'anteposizione o una posposizione della parte del verso. Sì, cioè, sempre caro un'anastrofe accentua con due o tre frasi. Esatto. Ecco, però allora, deve essere prolungata, cioè, deve essere conseguenziale. Quindi lo spostamento deve essere in un testo. Quindi se una sola è un'anastrofe, se nello stesso testo ce n'è più di una, allora diventa un iperbato. Okay. Iper. È un iper. Okay. Tutto ciò che è iper. Va bene, ci siamo. Una sola riga si chiama anastrofe, se è in più parti della poesia. Ma si chiama anche una riga. Ok, una parola sola. Una parola sola, però messa più volte. Quando è più volte è un iperbato. Va bene, allora io mi fermo qua perché se vi dico anche le altre non venite più. No. Uscite di sede. Allora, iniziamo subito sì, con... Sì, volevo dire una cosa fondamentale. Quando scrivete una poesia, che spesso è sufficiente anche una parola, lo dicevamo anche lo scorso
lo scorso martedì Teresa non c'era, quindi non poteva, non so in quale veste tu sia oggi, se animalista italiana e alunna, diciamo così, l'osservatrice. L'osservatrice, ecco. Visto che proprio non c'ho niente a che fare con la poesia. Ah, ok. Sono costretto a venire qua. È molto. Però in effetti, ecco, dicevo, la poesia nasce anche da soltanto una parola, no? Una parola che ci colpisce e su quella possiamo scrivere tante cose. E in fondo che cosa rappresenta la poesia? Immagine e riflessione, o riflessione e immagine, cioè se vogliamo poi riferirci alle figure retoriche, no? Quindi lo scambio, il chiasmo può essere anche questo, no? Però in effetti è così, cioè noi in ogni poesia diamo questo al lettore, cioè l'immagine e la riflessione e quindi l'emozione che dobbiamo saper trasmettere con le nostre immagini e riflessioni al lettore che legge. Perché leggendo una poesia, io adesso leggerò una o due poesie, non so, delle mie, cioè non subito, la prima lettura non è sufficiente a far entrare nell'ascoltatore il messaggio del poeta. Per cui minimo devono essere lette due volte. Allora, quando si sono lette due volte già si riesce a recepire di più il significato, no? Poi specialmente se c'è l'immagine dietro, è ancora. Io ho visto che l'altra volta, quando io vi ho letto le poesie, quelle su Firenze, cioè eravate un po' così, ma è giusto, non è che sto criticando, per carità, non mi permetterei mai, cioè eravate rimasti un po' così, poco sicuri, no, interdetti no, perché non è che interdetto certo, se l'avessi fatta su Roma avrebbe andata meglio, certo, no, è che ecco perché dicevo la necessità di farlo due volte, di leggere due volte, perché in effetti con una volta poesie che sono un po', non dico ermetiche, ma che abbiano un significato o metafore più profonde. Delle metafore avevamo parlato la scorsa volta, quindi adesso sapete cos'è la metafora. Quindi quando ci sono magari più metafore insieme, ecco che ci si perde un po', insomma, non si riesce a mettere a fuoco immediatamente il messaggio e il significato o estrapolare il significato della poesia. No, le metafore le facciamo a settembre. Il giorno mi pesa addosso come una tonnellata di fumo, è una metafora? Certo. Emanuele Carnevali. Il futuro è una fila di bambini nati morti. Una poesia, un'altra metafora. No, lui ovviamente è Giovan Bartolo Botta ed è uno dei nostri ospiti di questa sera. Ed è un osteopata, cranio sovralista. Se avete bisogno di un massaggio, è un attore ovviamente, ed è anche uno scrittore e un poeta molto bravo. Mi scrive molto importante. Lui? Giovan Bartolo Botta, adesso lo sentiremo. Intanto ne approfitto per invitarvi al Teatro Testaccio giovedì, che c'è un bel contest di poesie, ci sarà anche Agnese, c'è una giuria. Non sono in giuria, quindi state tranquilli. Giovedì. Al Teatro Testaccio, un poetry slam, si chiama poetry slam. Vieni qui. Bene, ti scelgo dopo parlare. Anzi, magari volevo approfittare per dire se... Ora? Se lei voleva... Ora cosa? A chi ora? Giungersi da giuria, magari. Allora, Giovan Bartolo, siediti. Allora, lui è Giovan Bartolo Botta, che è qui con noi, l'ospite della sera, da venire qui. Se no, ci prende la telecamera, a te la parola. Vai. Allora io parlo, ma in realtà non è che non avevo in realtà un vero e proprio discorso, quindi ho qua il discorso della Raggi, quando si è insediata e vi dirò quello. Allora, vi dico quello, vado anche a braccio. Roma è la città che amo. Qui si trasferì mio nonno negli anni 60 per lavorare, già mi guardi male, per lavorare
nel campo dell'edilizia popolare. Qui si trasferì mio padre negli anni 60 per lavorare nel campo dell'edilizia popolare. Uso il fazzoletto di Paolo Stoppa per questo monologo. Qui mi sono trasferita io, Virginia Raggi, dalla Basilicata negli anni 80 per vedere i Duran Duran allo stadio Flaminia. Qui, lasciamo perdere, in realtà mi limiterò a leggere un paio di poesie, però poesie mie, ma siccome prima si diceva anche una cosa interessante, bisogna cercare di stare bene, perché stare bene per noi stessi ci può permettere anche di agire nello spazio e scrivere, perché poi bisogna essere funzionali, no? Proprio in termini di salute psicofisica per gettare le cose sulla carta. Il problema è però che questo passaggio non è un passaggio, non è l'unico passaggio, perché molta poesia che a noi ci piace, molta poesia che ci affascina, è poesia che parla di sconfitta, è poesia che parla di arrendevolezza, è poesia che parla totalmente a nudo di malattia, di inadeguatezza, no? Per esempio, non le ho qua sotto mano, però prendiamo un poeta come Manuel Carnevali, che soffriva di narcolessia, si era trasferito dalla Puglia negli Stati Uniti nel periodo della Grande Depressione, un poeta che è stato rivalutato dopo, in vita non ha avuto quello che meritava, le sue poesie sono poesia di arrendevolezza, poesia di sconfitta. Come sconfitta intendo dire dove la posta in palio è altissima. Per esempio, questo è un mio punto di vista, mettiamo qualche poeta francese, non supponiamo un Verlaine, così, alla fine se noi andiamo a vedere la loro poesia hanno sempre una via di fuga. Cioè, per esempio, può esserci un po' di assenzio, può esserci il bordello, il postribolo, no? C'è sempre una via di fuga. Mentre invece in una, per esempio, come Sylvia Plath non c'è via di fuga. Anche se le poesie sue sono poesie totalmente di ritmo, non tanto di immagine, però vanno sempre tant'è che poi al terzo tentativo si suicida. Una anche come Anne Saxton, i poeti suicidi, cioè non c'è la via di fuga, in questo senso sono proprio aperti, sono, come si dice, non hanno difesa, cioè, che sarebbe la cosa più interessante per la poesia, essere deboli, cioè la loro forza e la loro debolezza, hanno fatto della loro debolezza il loro scudo di Sirio, del dragone, no? Lo scudo la catena di Andromeda, per citare i Cavalieri dello Zodiaco, sono senza difese, eh? Sono, non mi viene neanche la parola giusta, vulnerabili, sono vulnerabili, ecco. Sì. La poesia è vulnerabile, più la posta in palio è altissima, per i miei gusti, perché poi si va a gusti, meglio è, tant'è che anche la poesia, l'invettiva politica, la poesia di Petrolio Assenzio, la poesia, quelle mi piacciono meno, preferisco sempre di più quel tipo di poeti che, anche se devono affrontare un argomento, supponiamo che è il tema della fame nell'India, lo fanno sempre attraverso un discorso che parte innanzitutto dallo scavetto viscerale verso di loro, che hanno un occhio interno, più che quindi l'invettiva, più che... No? Però questo, ripeto, è solamente un discorso di gusti, no? Allora, diciamo nel 30? Il 30, questo giovedì? Sì. Questo giovedì c'è un Poetry Slam, un contest dove i poeti si sfidano, quindi recitando le loro poesie, quindi va ad aggiungersi anche il discorso della poesia performativa. La poesia performativa è un salto in più, ma come nel teatro di prosa nulla scopre più, cioè non si scopre più nulla di nuovo, no? Cioè non è una roba avanguardistica, è una roba che in realtà è nata negli Stati Uniti, se non erro, negli anni 60, con i poeti della Beat Generation, poi da noi è arrivata un po' dopo, da noi a Cuneo è arrivata molto dopo, in realtà qua l'ha portata nel 98 Antonello Voce, sono uno slammer, i primi poetry slam che ci sono stati portati qua, guai a Roma, no? È molto, molto famoso, stavamo dicendo qua, ad Ancona è molto famoso quello, diventerà molto famoso anche il nostro, eccetera. Il tuo è molto famoso,
bene, a casa sta prendendo veramente molto piede ed è molto bello perché ci abbiamo sono... studiato il copione di quello che da lì abbiamo fatto le prove tutto oggi, no? Quindi a volte io ho un buco di memoria, o vado a braccio e mi dice non improvvisare sul canovaccio, improvvisa su un'altra cosa. No, lui sta facendo un gran lavoro con questo nuovo Slam Poetry, questi nuovi contest di Slam Poetry, che ci saranno appunto il 30, che ora? Alle 20:30. Dove? Al Teatro Testaccio di via Romolo Gessi. Numero? La via è corta comunque, non ricordo il civico. E poi comunque la poesia performativa, è interessante vedere quindi il poeta come occupa la sua cinesfera, come occupa lo spazio, cioè come dice, come riporta le parole per altri, no? Cioè la lettura per altri, ognuno lo fa con il suo stile, chi lo fa imbattere, chi lo fa inlevare, no? Supponiamo. Quindi si vedono delle cose anche lì molto interessanti. Pensate per esempio quando Bukowski leggeva le sue poesie, no? Che biascicava, non si capiva niente, e quindi la sua poesia molto intima e tra l'altro anche enorme diventava una cosa molto più piccola, però allo stesso tempo tu vedevi questo suo sbiascicare, well next to fly on the train, you know, so under fly on the net, no, we can run in there. Poi diventava, ma cos'è sto schifo, cos'è? Sublime. Pensiamo anche a vedere, non c'è un modo giusto, e questa è la cosa interessante. Quando Pasolini legge la sua poesia sulla madre, una poesia enorme, lo fa con una vocina, no? Ho scritto questa poesia su mia madre, no? Mia madre, io tu sai benissimo il segreto che è mio. E poi la vediamo la stessa poesia, le stesse parole riportate, lette da Vittorio Gassman. E allora assume un discorso quasi di invadenza, comunque diventa una cosa quasi, diventa quasi Alfieri, diventa. Nella sua bocca, nel suo diaframma faceva diventare Alfieri, avrebbe fatto diventare Alfieri anche Ungaretti, anche quel millumino di immenso nella bocca di Gassman diventava una cosa... Era tutto drammatico. Però la cosa bella e interessante è che proprio non c'è il modo giusto. Proprio, no, la poesia, come per me il teatro di prosa, non può che essere un discorso puramente di gusto soggettivo, no? No, perché nel teatro di prosa stiamo mischiando un po' le cose, no? Però il personaggio non esiste, no? La prosa è una cosa letteraria, sono parole scritte su un foglio, tant'è che gli attori della nostra tradizione, no, già da Gianni Santuccio, Lilla Brignone, cosa facevano? Anziché entrare nel personaggio, loro cucivano quelle parole su di loro, sul loro corpo voce. Ecco perché ci sembravano tutti sempre comunque così naturali, però non sfasavano il loro io dentro un personaggio. Quella è una cosa che ha più che fare col cinema, con Strasberg, se no con la psichiatria, con la malattia, con la dissociazione somatoforma. Romolo Valli per esempio era un attore che metteva anche lui, per esempio Romolo Valli, che noi lo guardiamo a fare i sei personaggi in cerca d'autore o il berretto a sonagli, era sempre uguale a se stesso, ma era sempre diverso a se stesso. Sì, perché? Sì. Perché diverse sono le cose che lui andava a dire quando tu dici una cosa, ora l'inverno del nostro scontento, piuttosto che dire mio padre è Polibo di Corinto, mia madre è Merope. Io se quindi da un Edipo a un Pirandello, perché è diverso proprio il significato delle parole che vai a dire, e questo fa il personaggio, però non tradiva nel loro corpo voce. Però Romolo Valli era un attore, adesso è venuto fuori uno dei miei attori preferiti, che era un attore molto, 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 molto analitico. Io l'ho conosciuto. Era un attore che metteva addirittura tre o quattro andamenti tonali in una stessa parola, vale a dire, no, cioè, io devo dire la battuta, vado a prendere le sigarette. Lui avrebbe detto, vado a prendere le sigarette. Cioè faceva queste scale tonali, perché praticamente era il modo di lavorare di De Lullo e della sua compagnia. Addirittura Elsa Albani le spezzava i fiati in una sola parola. Il modo di lavorare di De Lullo, che era molto 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 intellettuale, analitico, non possiamo dire che non era né lui né Rossella Falca né De Lullo né la Guarnieri in quei 20 anni di teatro di storia di teatro italiano erano attori di pancia, non era Mimmo Benassi, no? Mimmo Benassi invece era uno totalmente istintivo, arrivava, no? E faceva, mio padre è Polibo di Corinto, mia madre è Merope, io sempre ho visto da Corinto. Un giorno quando ero ancora ragazzo, un ubriaco, mi dà del bastardo, subito! Vado da mio padre e mia madre per fare loro domande sulla mia nascita, loro! Poi dava le spalle, no?
a volte non rispondeva, grandissimo, grandissimo Benassi, però non è che c'è un modo, che è giusto il modo di Benassi ed è sbagliato quello di Balli, o che è sbagliato quello di Balli ed è giusto quello di Benassi, sì, è proprio un discorso di approccio, ed era quello la cosa interessante, vedere il loro modo diverso di fare, no? Sara Ferrati, no? Anche un'attrice veramente, Sara Ferrati è un'attrice di battere, diciamo, di proprio tutto sudore, tutta una roba vissuta con il corpo che sostiene la parola non è delegata solo al tono. Una Giulia Lazzarini invece, specialmente la Giulia Lazzarini, delega invece molto più al tono. Mio padre è Polibio di Corinto, mia madre nera, io ho sempre vissuto Corinto, un giorno, quando ero ragazzo, un ubriaco mi dà del bastardo, subito vado da mio padre e mia madre per far loro domande sulla mia nascita, Sara Ferrati. Ma quando mai Sara Ferrati si sarebbe risparmiata così? Sarebbe arrivata. Mio padre è Polibio di Corinto, mia madre è Merope. Io ho sempre vissuto Corinto. Un giorno quando ero ragazzo, un ubriaco mi ha dato del bastardo, a me, su quella a me, come lo faceva durare, nella bocca, nel palato, no? Subito vado da mio padre e mia madre per fare. Quel fare, su quel fare, cioè, puntava sul fare e poi faceva una pausa cecoviana. Su quel fare, a fare delle domande. E mio padre e mia madre mi dicono che, poi a un certo punto così saliva di tonno e di volume, un po' a cazzo, diciamo. Perché erano animali impossibili da tenere alle briglie, certo. Da impostargli una regia su questi. Non so perché siamo finiti a parlare di questo. Comunque c'è di teatro. Perché poi la poesia è anche teatro. Esatto. Era poi quello che cerco di fare in questo corso. Cioè di farvi venire ospiti diversi che si occupano non solo di poesia ma anche in altri settori e farvi vedere le differenze gli uni con gli altri. Se avete visto nelle altre due lezioni c'erano altri ospiti con altre peculiarità rispetto a lui che è anche attore. Quindi vedere la completezza del declamare, della personalità scenica che molto spesso a un poeta manca, a me per prima. Quindi, Nicole. Ah, questa è una poesia, per esempio so che è venuto Marco Ribellino, sì, che è un poeta... Vuoi dedicare a lui? No, già l'ho fatto. Però Marco Ribellino, per esempio, è un poeta sì, che tratta le sue poesie trattano soprattutto di rapporti sentimentali. Io guardo sempre le poesie sui rapporti sentimentali, a me piace sempre scriverle attraverso l'unica forma di amore possibile, che è l'amore non corrisposto. E quasi sempre la dedico... Somigliano molto alle mie. Ah sì, sì. Cioè, ragioniamo sul fatto che quando si scrive una poesia d'amore, no? Quasi sempre... è come se verrebbe da contare quasi come se fosse matematica e logica, cioè per ogni orgasmo una poesia mancata. Quindi per chi vuole fare il poeta o la poetessa, che dir si voglia, si raccomandi soprattutto di cercare gli amori impossibili, di cercare gli amori non corrisposti, di cercare proprio quel tipo di sensazione dove è c'è l'incomunicabilità del sentimento. Quasi sfiorare addirittura la violenza. Violenza, autoviolenza, certo. Non la violenza su altri. Ovvio. Autodemolizione. Sì, esatto, ci mancherebbe altro. Perché poi tanto comunque il rimedio c'è. Ed è un rimedio, ve lo dico, il rimedio c'è per uscirne. Ed è un rimedio omeopatico. Ignazia. Guarda un po' nel tuo nuovo libro. Prima mi leggo questa poesia, allora, si chiama Liquore. Devi sedere. Io sedere. Sì, la telecamera non riprende. Se aspetti 2 minuti no. Puoi stare in piedi. No. Perché cambio telecamera. No, figurati. Divorarvi senza emettere gemiti. Ad ogni beffardo stropicciare di carte, tra gli effluvi maleodoranti di quel ghetto impalpabile dove le favole non hanno finale, dove le favole non hanno inizio, né titolo, né corpo, dove le favole non hanno colore. Il passo obbligatorio verso di voi è sempre un passo di lato.
un salto nel vuoto dove gettarsi ad occhi chiusi afferrandomi la gola con labbra screanzate ed audaci solo per sentirne il brivido pulsare sotto la lingua, terminando i propri giorni ad osservare il sole da dietro le sbarre. Ecco, questo è l'esempio che vi faccio di come si declama una poesia, in realtà. Beh, addirittura, sì. È troppo buona. Venita. In realtà potevo fare anche... Fai, fai. Il modo di declamare la poesia è il modo mio, no? Potevo fare come dire Tino Carraro, lo ricordate? Sì. Diorarvi senza emettere gemiti. Ad ogni beffardo stropicciare di carte. Tra gli effluvi maleodoranti di quel ghetto impalpabile dove le favole né corpo né colore. Il passo obbligatorio verso di voi è sempre un passo di lato, un salto nel vuoto dove gettarsi ad occhi chiusi afferrandovi la gola. Non labbra screanzate ed audaci solo per sentirne il brivido pulsare sotto la lingua, terminando i propri giorni ad osservare il sole da dietro le sbarre. Era un po' così Tino Carraro, no? Sì, sì. Era un po' riflessivo. No, decisamente meglio la prima. ma perché fatta da Tino Carraro col suo corpo voce so. Era fisiologica, fatta da me sembra che non ho il corpo voce di Tino Carraro non poteva seguire una fisiologia naturale, era quindi risultava come se fosse una sorta di canzonatura di Tino Carraro, no? Purtroppo, infatti Tino Carraro era un grande, mentre io sono una merda. Ma lasciamo perdere queste cose, è che il teatro una volta ha messo l'ultima ruota del carro, il teatro di prosa, però ve ne leggo ancora un'altra, poi lascio... Ah, questa invece, Foro Boario parla di abbandono materno, mi alzo un po'. Sì, quindi vuoi alzare, cambiando delle gambe e alzare. Hai fatto già un casino. È il brano della diretta? Hanno fatto voci. Alcune sono giunta. Dio e madre. Setaccio dell'immaginazione, maestosa meretrice, per soddisfare l'appetito del figlio li cucina a fuoco lento il suo amato animale domestico. E madre, Dio, sa inscenare miracoli, ogni notte agita l'alluce nascondendone le labbra sotto la sabbia là dove è più semplice denudare gli apostoli. Ma pani e pesci non si moltiplicano. Fame, flagello, fustigazione, perdono, preghiera, martirio, congedo. Potevamo aspettare la morte abbracciati insieme sul pavimento per poi rinascere altrove nelle vestigia di amanti, morendo ancora per sempre soffocati da nuvole d'oppio. Ma tu, mamma, provasti ad uccidermi coprendomi la bocca col dito piccino. Sbadigliava dal sonno la vagina putrida di quella cavalla zoppicante chiamata assistente sociale, accompagnata dal suo gradasso stallone nero senza cervello. Andiamo, saluta, diceva, ti porto a giocare con la palla di spugna. Dio e madre, a volte, da qualche parte, e se premi il cuscino sul volto del figlio, potrebbe essere amore questo suo gesto. Ragazzi, questa poesia questa poesia significa 20 anni di psicanalisi risparmiata, soldi risparmiati, anziché andare da Recalcati a darglieli, capito?
È una bella poesia. Datemi un po' d'aria. Mamma mia. Ne leggiamo un'altra, un po' più allegra per... Ce l'hai un'allegra? Sì. Ma aspetta, ho detto che è sofferta la poesia, ma una un po' più... Lui è molto poliedrico, quindi spazia dal tragicomico alla comicità pura, alla teatralità più intensa e più interiore del termine. Per questo volevo farmi vedere insomma un po' la differenza di quello di come può diventare la poesia in realtà. Ognuno poi ha la sua visione del mondo, della poesia, di come esprime se stesso. Lui la esprime in questa maniera. Poi avremo Renzo, che è... No, comica, non so se l'ho dietro però. Se vuoi non ci può andare tanto Renzo, non lavorare su Parigi di suo? Dal suo ultimo libro che è appena uscito, sì. Che io ho già, ovviamente, che si chiama Echi da amori diversi. Ce l'avete questo? Sì. Ok, perfetto. Ce l'ho. Allora, ovviamente io non so recitare come te. E le mie poesie non le so recitare, però sentite dagli altri. Cioè, c'è stato un mio amico che tra l'altro è poeta, scrittore. Casagrande? No. Si chiama Claudio Fiorentini. E tutti i lunedì alle 12.30, se ci sintonizziamo su un certo sito, lui parla di libri, uno di poesia e uno di narrativa. E ieri ha parlato di questo mio libro. E poi ha recitato chiaramente due poesie. Beh, credetemi, io non sono mai, come vi dicevo l'altra volta, soddisfatta di ciò che scrivo, non sono mai veramente, cioè sono consapevole di quello che scrivo, proprio per passione, che sento dentro questa passione che spinge a dirmi e a correggermi poi miliardi di volte, perché non è mai, la prima non è mai quella definitiva. Ecco, sentendo queste due poesie dette da lui, recitate da lui, non credevo, cioè non, ero come l'ascoltatrice e basta, cioè non mi sentivo la persona che aveva scritto, la poetessa che aveva scritto quelle poesie. Quindi ero come spersonalizzata, come proprio divisa in due, no? E praticamente sentendole, non vi dico che mi sono commossa, ma quasi. Perché le ha dette, ho sentito che le ha recitate veramente col cuore. Cioè, quando la poesia entra dentro di noi, questo è l'importante. E questo è quello che cerchiamo noi sempre di fare, no? Di far entrare il messaggio, la poesia, dentro la persona. Allora si crea un connubio bellissimo, perché effettivamente il lettore, l'ascoltatore si trova in quei versi e questa è la soddisfazione per il poeta, no? Perché si crea poi una sinergia fra chi scrive e chi legge. Allora, vi volevo scrivere una poesia che ho dedicato, ecco, guarda. Proprio perché abbiamo... Lei deve andare via di corsa. Scusate un attimo perché sì. Oggi mi dispiace tanto. La poesia di Pirandello, di cui tu parlavi prima, e della compagnia dei quattro, insomma. Dei giovani. Sì, la compagnia dei giovani, che io ho conosciuto proprio uno per uno. Ma ero piccina, siccome mia zia faceva la sarta, e quindi lavorava in queste compagnie teatrali, quindi ha lavorato con Albertazzi, con tutte. Poi dopo, lei aveva i biglietti, dopo lo spettacolo
mi faceva conoscere tutti gli attori. Quindi, tornando a Pirandello, io ho scritto questa, Il gioco delle parti, che tu sai che è una famosissima commedia di Pirandello, che ancora ricordo la figura, insomma, di Romolo Valli, che Leone era più importante. Sì. Mi metterò in viaggio nella tua anima disabile. Indosserò calze di seta, guanti di velluto, abiti di broccato. Viaggerò fra istanti vuoti e pieni, contati da mani dentro un esile secondo. Incollami una risposta che possa dissetare il mio disordine bruciante. Una mano diafana tenta di difendersi dal tuo dire lesivo, strappando le vesti preziose passate fra gli echi di una casa che non sa riparare te, luce accecante per le mie palpebre chiuse. Vieni, alziamo le nuvole nere per ammirare un miraggio di stelle insieme. Ecco, poi vedi tu questo e poi basta. Allora, l'amore non si lascia morire. Sotto il mantello, racchiuso nel sonno riparatore, nascondi segretamente il folle sentimento. Se alzassi la coltre, oscurata, a sguardi indiscreti, ci tradirebbero foto in bianco e nero, magari scolorite, ma nulla è sbiadito. Nulla che il cordone ombelicale possa spezzare o rimanere sepolto. Il retroterra dell'anima non ha messo il letargo parte di noi. Non aprire quell'alternarsi di immagini graffiate, sfatte o intatte. Sono solo momenti, momenti difformi d'un vissuto condiviso. Un soffio se ti guardi indietro, anni se ti soffermi su un solo ricordo. Memorie che mai vorrei sciupare, nulla è spazio del passato, davvero t'ho amato, e lo farò nell'andare dei giorni che vanno assottigliandosi. Quando l'ora della separazione darà quel segnale da non poter fermare, giunge l'istante d'un pensiero e incontri l'altro aspetto dell'amore, un suono e tante note per un luogo comune dove andare e dove ritrovarsi. Bravissima! Anche la seconda parte a te ti è piaciuta? Sì, è fantastica. Ma la vogliamo leggere? Se vuoi sì. Però la leggi tu. La leggi tu perché mi emoziono troppo. Questa la restituisco la qualità. Questa me l'ha portata oggi. Patrizia. Sì, questa è dedicata. È fresca di giornata. No, diciamo che ce l'ho avuto da 2 o 3 giorni, perché insomma non è che io così sono soggette poverine a diversi cambiamenti. Comunque, una poesia sul tempo. 6 volte il tempo compare in questi versi e dal mare viene a consumare i nostri giorni. Le onde solitarie attendono quei pellegrini spogliati ormai dal caustico linguaggio terreno. E il tempo è inesorabile, senza sosta, spinge Caronte a traghettare le anime escluse dal lavoro sul suolo comune. Il povero, il ricco, il colto, l'anonimo chiedono al cielo il tempo restante, fra dubbi, scelte, romanzi da finire, poesie da cantare o tornare a volare. Ma l'unica tangibile certezza rimane la misura del tempo sconosciuto, perché tutto è tempo e il tempo è tutto. Grazie. Bene, io adesso chiamerei Renzo Mangione. Allora, lui è Renzo Maggiore. E ci leggerà dal suo ultimo libro, uno degli ultimi due,
Il piccolo libro della luce, Renzo Maggiore, edizione Gold. Edizione Discos, questo. Ah, okay. Come dicevo l'altra volta, questo è il filone zen della mia produzione, quindi sono più pensieri, aforismi, qualche poesia, ma l'obiettivo di questi libri è più che altro un obiettivo meditativo, per me innanzitutto, e si spera per chi legge. In questo senso io farò una cosa, vi chiedo di dirmi un numero dall'11 al 90, quindi non ho scelto io le poesie, le faccio scegliere a voi. Chiedo un numero? Dall'11 al 90. 54. 54. Di solito funziona. Come? Di solito funziona. Allora, non hanno titolo questo, quasi nessuno ha titolo. E questa è sulla meditazione e sul chakra. Perché il messaggio c'è per te. Medito sul rosso di Kundalini. Medito sull'arancio del sesso. Medito sul giallo del plesso solare. Medito sul rosa pesco del mio cuore. Medito sull'azzurro della gola, medito sull'indaco del terzo occhio, medito sul violetto della fontanella. Tutte le ruote di energia girano con naturalezza nel corpo del sé. Se è scritto con la S maiuscola, io uso molto le maiuscole, perché credo che ci sia l'io piccolo e l'io grande, e che noi oggi viviamo molto nell'io piccolo e poco nell'io grande, quindi c'è da invertire questa cosa qua. Un altro numero. 37. L'uomo ha bisogno di imparare a vedere la parte luminosa delle cose. Quando comincia a vederla, allora ha inizio il vero cammino verso l'illuminazione. Sono anche dei versi di altri autori contemporanei, un famoso, meno famoso, ma non li leggo, soprattutto non è la pagina che scegliete. Ancora vai, no. Scegliete 13. Non sei scaramantica. A 13 c'è, però c'è anche un piccolo pensiero che è questo. Le persone vivono la luce a sprazzi. A volte è necessario che qualcun altro accenda le loro fiamme. Io credo che insegnanti di ogni livello e grado, di tutte le materie, debbano essere anche un po' educatori. È questo che intendono. Educere significa tirar fuori da, cioè insegnare va benissimo, può funzionare, ma è mettere dentro segni. La cultura non è sufficiente, secondo me, è importante ma non è sufficiente se in parallelo non c'è un'educazione, o meglio un aiuto alle persone ad autoeducarsi. Questo è il messaggio reale. Esatto, e anche fare un corso del genere aiuta proprio a questo, ad educare la mente alle figure retoriche, comunque alla poesia, all'intuizione della poesia, per conoscersi meglio dentro e esprimere meglio se stessi attraverso la parola scritta. Tanto che ho fatto l'esercizio. Che dopo vediamo a telecamere spente. Perché sapete che i laboratori sono a telecamere spente. Non quasi mai a rima. Io intanto saluto Teresa, grazie. Sì, grazie a voi, a tutti quanti. Ci vediamo in un'altra circostanza. Ciao, piacere a tutti. Ciao, Teresa. Non mi chiedo il perché, ma insomma. A pagina 60. Finché sei qui, il distruttivo può diventare costruttivo, il negativo positivo. Il sole ama la melodia, la luna adora l'armonia. E quindi ricordiamo il piccolo libro della luce. Però la rima ripetuta devo leggerla. Vai. Sì. Vediamo se ha fatto bene. ABC, ABC. L'ho scritta in romanesco, ma per come sono io in romanesco sono in Trieste. Figurarsi poi c'è la storia. Ma ti abbiamo fatto il Giro d'Italia oggi. Mi veniva così, le rime sono più filiate. Come? Giro d'Italia, sì. Abbiamo fatto il Giro d'Italia, pure il Trieste, Venezia. Torino. Napoli. Vabbè. Tu sei napoletano? Metà e metà. Metà e metà.
50 e 50. L'ho scritta perché mi è venuta così in realtà, ma è una considerazione sui poeti, sulla poesia è un lavoro o no? Allora, quello che mi dicono gli altri, compresi i miei genitori, è questo. E mi dici che questo non è lavoro, non è lavoro. Anche se fatica, emozioni e la vita stessa portano il poeta a scrivere di sé e della storia. Beh, ne rispondo che forse sì, è solo un ristoro per la mente, il cuore e l'anima indefessa. Ma senza mistero e poesia, sta esistenza che miseria. Grazie. Grazie per l'attenzione. Grazie. Presto, ma giovedì ci viene a fare da special guest al contest. Intanto un giovedì. Un regalo. Ok. Mi fai se qualcuno volesse venire con le sue poesie. Via adesso, vai, via. Ah, parla degli attori non famosi. La notte è più dura, si vive peggio. Per chi fino alle 11 recita con puntiglio. La città scorre veloce, indifferente. La platea è vuota, ti senti un deficiente. Non esiste pubblico, non c'è casino. La folla non si sbraccia davanti al botteghino. Tra attori non famosi ci conosciamo tutti. Alcuni sono drogati, altri sono collusi. Gli attori non famosi ci provano ogni giorno. Contattano castisti, ci ruotano intorno. Gli attori non famosi fanno lavori differenti. Arrancano, faticano, vivono di stenti. Giornalisti, artisti, grattacchi. Cari operai, attori non famosi sono sempre nei guai. La famiglia rendi conta, inizia a fartelo pesare, vuol vedere i risultati oppure smette di pagare. Gli attori non famosi non sanno cosa dire, si sentono inferiori, vorrebbero sparire. Li vedi nei bar, si rollano il drum, si bevono il rum, la loro carriera non fa boom. Nessuno li saluta, nessuno li caga. Tutto questo umiliante quanto, mi dia lei la rima signora, quanto masturbarsi a Praga. Gli attori non famosi fanno lavori differenti, ma questo l'ho già detto, gli attori non famosi hanno capito tutto. Leccare sempre il culo, accettare di tutto, fare il pubblico a Forum, gli amici di Maria, figurazioni nelle fiction, fiati al doppiaggio, via, sperare che un giorno l'avia li chiami e gli dica dai fratello, tu, io sì 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 tu, tu sei il divo di domani. Gli attori non famosi chiamano gli amici, venitemi a vedere, veniteci anche in bici. Di solito chi viene è anche un attore, se ti va male in scena lui gode per ore, seduto su una sedia, ti vuole giudicare, ti gufa pure contro. Ha avuto un buco di memoria, ma Dante, sono pronto, qua, ti gufa pure contro, e il biglietto non lo vuole pagare. Eppure, signore, questo è il mondo, questa è la vita. Nessuno qui tra noi, al corso di Agnese soprattutto, ha la coscienza pulita. The money is a football, il ballone è culta ne. Allora io concluderei così, sappiate che avete parecchi compiti per le vacanze, ricordatevi che a fine corso c'è sempre la tasta da pagare, ossia il bigliettino dove dovete lasciare il vostro commento tra eccellente, ottimo, buono, sufficiente, scarso, pessimo. E che riconosce ormai le scritture. Ormai riconosco tutte le scritture. Ok, adesso iniziamo con l'ammonatoria e telecamere spente. Ammonatoria.